Cari amici, benvenuti. Oggi prepariamo un rotolo di prosciutto cotto e patate. Con queste giornate calde non si ha voglia di cucinare o di accendere i fornelli. A me erano avanzate delle patate cotte e ho pensato ad un secondo che sia fresco e anche sfizioso, usando pochissimi ingredienti. Che ne dite? Ci allacciamo il grembiule e prepariamo il secondo di prosciutto e patate? Se volete rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie! Gli ingredienti sono 200 g di prosciutto cotto, un ciuffo di insalata, 2 pomodori, olio extravergine, sale, qualche oliva e le patate avanzate. Iniziamo subito preparando le patate. Con una forchetta schiacciamo le patate, rendendole una purea. Ecco qua, gli aggiungiamo un pizzico di sale, questo va a vostro gusto, salatele come più vi piace, un filo d'olio, mescoliamo bene continuando a schiacciarle, così gli diamo un po' di sapore. Adesso iniziamo a preparare gli involtini di prosciutto. In un piatto mettiamo una fetta di prosciutto alla volta. Con 2 cucchiai forniamo una quenelle. La allunghiamo un po' dandogli la forma in modo che ci stia dentro nella fetta di prosciutto. Arrotoliamo e mettiamo da parte e formiamo così tutte le nostre fette di prosciutto, una ad una. Allora, adesso componiamo il nostro piatto. Iniziamo adagiando i nostri rotolini di prosciutto. Componiamolo come ci piace di più. Con
qualche fogliolina tenera tenera di insalata. Guardate che bello! Non vi viene già voglia di mangiarlo? Nel centro gli metto le olive. Io uso queste grosse. Tagliamo i pomodori a rondelle. Li mettiamo dentro il nostro piatto. Aggiustiamo di sale, proprio un pizzico sui pomodori. E finiamo con un filo d'olio. Ecco qua, il nostro secondo è pronto. Con pochissimi ingredienti e recuperando le patate. Se volete rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie!